Quest'anno l'associazione ATEPA racconta le manifestazioni, le sacre rappresentazioni anche attraverso tre diverse novità, scelte sia in ragione della necessità, della voglia di innovare in qualche modo, sia alla luce di quelle che sono le residue esigenze sanitarie. La prima novità è il connubio tra la cinematografia, quindi attraverso la proiezione di un cortometraggio, sia attraverso ovviamente la scelta non di fare delle manifestazioni nel loro intero, quanto piuttosto alla luce di alcuni frammenti di varie scene attraverso i quali racconteremo l'insieme di tutta la passione di Cristo fino ad arrivare alla resurrezione. Quindi queste novità di fondo, saremo anche al contatto con il pubblico perché sarà una recitazione in presenza e con la stessa altezza, quindi saremo vicini al pubblico, quasi in una interazione col pubblico stesso. Terzo elemento di novità, questi frammenti saranno raccontati e guidati da una voce narrante che spiegherà di volta in volta il frammento recitativo al quale poi si assisterà. Avremo 50 anni e afferra di aver conosciuto Abramo, dice anzi di essere vissuto prima che Abramo esistesse. Come potete essere d'accordo a difendere un pazzo, un indemoniato, un uomo che predica di odiare il padre e la madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle? Voi non capite o non volete capire. Gesù ha inteso dire che chi vuole seguirlo deve preferirlo a qualsiasi persona o bene terreno, perché egli è veramente un messia. Voi scrivi conoscete la legge e per questo avete il compito di spiegare e insegnare alla gente, ma neanche voi ne avete capito il vero significato se vi opponete a riconoscere Gesù il vero sul vero messia. Se ho fatto male, mostrami dov'è il male, ma se ho fatto bene, vedi, abusi della tua posizione contro un inerme. Vergognatevi, voi tutti siete responsabili di questo oltraggio. Che i seguaci di Gesù possano aiutare la morte e non vogliono sporcarsi le mani, allora decidono di portarlo da Ponzio Pilato, procuratore della Giudea, che si arruola a condannare. Ascoltate. Per quale ragione venite a scoprire? Cos'è successo di tanto grande? Eccellenza, un Galileo che si ritiene essere un re ha minacciato di usurpare il trono di Cesare, si fa chiamare re del tempo. È un uomo esperto di arte oscura, ha guarito ciechi, storpi, muti, ha resuscitato i morti. Uno scolo di peccatori e prostitute lo segue e lo è. Ha minato la nostra autorità, ci ha ridicolizzati davanti al popolo. Allora Caifa, la tua poltrona prima della mia comincia a vacillare. Ora ho capito, tu hai paura, finalmente voi sinedrini avete avuto pane per i vostri denti, razza di vipere. Sei tu ora che eserciti la giustizia. Ma che volete? Roma ti ha affidato il popolo della Giudea, giudica adesso il suo nemico. Ebbene, io ho il potere sovrano, ma bisogna accettare bene le colpe di un uomo prima di condannarlo. State attenti a quello che fate. Potreste pentirvene. Allora dimmi,
Sei tu il re dei Giudei. Dici questo, oppure altri te lo hanno detto sul mio conto. Io non sono ebreo. I tuoi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Perché? Che hai fatto? Il mio re non è nessuno. Se il mio re ne fosse di questo re, tu pensi che i miei seguaci non avrebbero combattuto perché non fossi consegnato alle tue mani? Il mio re non è. Tu sei davvero un re! Tu lo dici. Per questo sono. Per testimoniare la verità. Chiunque è della verità. Ascolta la mia voce. Allora ho capito! Tu sei un filosofo! Che cos'è la verità? Se trovassi un uomo che conoscesse la verità, gli farei tante domande. Tu conosci la verità? Allora dimmi, non mi parli! Non sai che il potere di metterti in libertà o di farti crocifiggere? Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse dato. Sono responsabile del sangue di questo. Vedetevelo voi. No, abbiamo ottenuto quello che volevamo. Che il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. La parola si è scritto che Gesù di Nazareth, il re dei Giudei, non scrive il re dei Giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei Giudei. Ciò che ho scritto. Che sia crocifisso. Portatelo via.
come il mio più grande tesoro.